La domanda è ovviamente sulle pratiche, se hai incontrato il sindaco Mancini. Cosa vi siete detti? Visto che oggi... non l'ho incontrato, penso di vederlo oggi. La supposizione è la stessa dell'assessore Beccalossi, un ultimatum netto al comune. L'assessore Beccalossi è l'assessore della mia giunta, no? Quindi parliamo una voce sola. Marroni, una nuova tegola oggi su Expo, una nuova accusa di corruzione, doveva essere un Expo mafia free, invece sembra che la corruzione... No, sì. la mafia è la mafia, no? Qui è un'ipotesi, ho letto, di corruzione turbativa d'asta nei confronti di questo direttore, vediamo come va. Non ci sono problemi comunque per... la continuazione dei lavori, lui è anche uno dei responsabili del padiglione Italia. Sì, i lavori li sta seguendo la società, non facciamo confusione, la società è il commissario unico, si chiama commissario unico Beppe Sala perché è commissario unico. Noi come regione facciamo altre cose, altre opere, quelle esterne, le strade, i collegamenti, qui è una vicenda che riguarda la società Expo S.p.A. di cui la regione è solo azionista, la società Expo. Non c'è preoccupazione però da parte della regione per un altro scandalo ancora? Ma è uno scandalo, è un avviso di garanzia, vediamo che cosa c'è dietro, non lo so, non sono in grado di dire nulla perché non conosco gli atti, non so nulla, e quindi poi lì c'è il dottor Cantone che presidia, no? E quindi il dottor Cantone presidia e farà quello che deve. La stessa associazione che ha permesso di riaprire temporaneamente la passeggiata del lungo lago di Como vuole donare un'opera di Libeskind a proprie spese alla città da mettere in mezzo al lago davanti a Piazza Cavour. Lei cosa ne pensa? Quando saranno fatte finite le paratie? No, in occasione anche di Expo, anche e soprattutto di Expo. Quando saranno finite le paratie? Ah sì, lo so, questa cosa qui me l'hanno fatta vedere. Cosa ne pensa? Ho visto il progetto, ho visto i documenti, non ho ancora... valutato bene la cosa. Perché c'è una parte della città che è contraria, una parte a favore, come sempre. Ma tu pensa? Lei non si è fatta ancora un'opinione su quell'opera? No, l'ho vista, ho visto il progetto così. Le è piaciuto il progetto? Sì, al 50% sì, anch'io sono diviso su questo. E perché al 50% no? Le sensazioni, ci sono le cose, quando uno vede questo muro così colorato dice mi piace oppure non mi piace, quando vede così, no? Sono solo sensazioni, non sono entrato nel merito dell'opera in sé o della collocazione. Così. Però il nome di Libeskind potrebbe portare beneficio? Sensazione, in che senso? Nel senso che un nome di richiamo, un monumento firmato Libeskind può essere un valore aggiunto? Sì, perché no? Noi confidiamo per quanto riguarda Expo di portare parte consistente dei 20 milioni di visitatori che verranno a Milano, di portarli a Como per le bellezze di Como, il lago e tutti gli annessi connessi, ce n'è qui. Il problema non è aggiungere qualche cosa alle bellezze che già ci sono, il problema è far conoscere quello che c'è e organizzare l'accoglienza qua e il trasporto da Milano a Como e viceversa. Quindi secondo lei su questo c'è ancora da fare? Ma noi abbiamo fatto un bando che scade il 25 di settembre chiedendo a tutti i territori, compreso Como quindi, di formularci delle proposte come Regione Lombardia. Abbiamo fatto un bando finanziato con 10 milioni di euro, non noccioline, per iniziative sul territorio che siano attrattive in vista di Expo per i visitatori. Il 25 sapremo che cosa Como, il comune, la provincia, le associazioni proporranno a Regione Lombardia. Se ci sarà anche la collocazione di quest'opera valuteremo, ma il 25 settembre sapremo. Una curiosità, dove e quando ha visto il progetto dell'opera di Libeskind? È arrivata in regione o ha avuto modo di vederla in comune a Como? No, ho avuto la documentazione io personalmente, me l'hanno consegnata. Senta, mi scusi, lei è stato ministro del lavoro?